è proprio fantasmatico. Domenica è sempre domenica. Finito il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, entriamo in un altro episodio molto interessante. I discepoli prendono la barca, salgono, vanno da una parte all'altra del lago, Gesù li lascia andare e poi fa un gioco di prestigio fantastico. Se ne arriva bello bello, tranquillo tranquillo, camminando e passeggiando così, no, sulle acque. C'è da capire a un certo punto la paura, è un fantasma, chi sarà, chi non è? Cioè, no, sono io. La risposta di Pietro è interessante, la risposta di Pietro suona quasi come sfida. Se sei tu, dimmi di camminare sulle acque. Cioè, fammi diventare come te. Fai in modo che io in qualche modo sia tuo pari. Fammi fare quello che fai tu. E Gesù glielo permette. È solo che la differenza è tanta. Quella che, se vogliamo, è la leggerezza di Gesù rispetto agli elementi della natura, quella che è la sua capacità, fa sì che Pietro non sfugga a quelle che sono le leggi della fisica. Fa qualche passo, ce la fa probabilmente, e poi però sprofonda. Pietro qui recupera la sua dimensione, che è quella dell'uomo, e dice le uniche parole che veramente contano. Signore, salvami. Ecco, se tra le tante parole che noi diciamo all'interno della nostra vita e tanti sproloqui che facciamo di fronte al Signore, riuscissimo a essere in grado anche soltanto di dire queste uniche due parole, Signore, salvami, avremmo recuperato già una buona parte del nostro rapporto con Gesù. Sapremmo che il nostro limite è quello, sapremmo che senza di Lui non possiamo camminare sulle acque, sapremmo che comunque quello che fa Lui, noi lo facciamo non per sfida, ma per imitazione. Bene, buona domenica a tutti. Domenica è sempre domenica.